Sì, era una partita assolutamente da 0-0, il gol vinto ripresa ha sicuramente messo in mostra poi le doti dell'Arezzo, di esperienza, di palleggio, di grande qualità tecnica, e noi siamo caduti un po' nella loro rete, non riuscendo più ad essere veramente pericolosi. Solo dopo 2-0 insomma, abbiamo avuto questa reazione che ci ha permesso di tenere la partita viva fino in fondo, proprio perché al primo tempo non avevamo rischiato veramente niente, costati comunque di una squadra molto forte. Loro sono partiti molto forti all'inizio del primo tempo, poi piano piano è riuscito il Piacenza e quindi il primo tempo era stato molto equilibrato. Ecco, quello che vi è mancato è stata una reazione proprio anche alla fine della partita. Al di là del gol di Saber, dell'autorete del portiere, avete giocato troppi palloni buttati in area. Sì, ma a parte quello che dopo nella reazione si stava, comunque abbiamo tirato corner, punizione tre quarti, però non siamo più stati veramente pericolosi, ma ci abbiamo messo. Chiaro che poi vengono a mancare anche un po' le forze, e sicuramente siamo stati poco lucidi oggi dopo il gol, perché comunque, come hai detto tu, il primo tempo è stato equilibrato, un po' meglio, poi la partita che l'avessimo in pugno noi, più di loro, però purtroppo poi il primo tempo è finito, quando siamo rientrati abbiamo preso gol subito, lì è cambiata. Ripeto, è venuta fuori una grande esperienza comunque della rete, dei suoi giocatori in campo, e chiaro che è diventato tutto più difficile. Avete provato a cambiare anche l'assetto di gioco, siete tornati al 4-3-3, che in questo momento però la squadra sembra non più possedere, perlomeno davanti le difficoltà di Franchi, un giocatore che è cardine in questo modo di giocare, sono evidenti in questo momento. Insomma, diciamo che poi non è neanche facile partire in corso, sotto contro la rete, una squadra così è neanche facile riuscire poi a cambiare e a rimetterti subito a giocare come un po' che non giochiamo, però credo rispetto alla differenza un po' dei moduli, se proprio oggi dopo il gol è stata dura, coloro che perdevano tanto tempo, tante sceneggiate, molto possesso palla, perché sono bravi a farlo con le qualità dei loro giocatori, chiaro che hanno un po' esasperato, ci hanno tolto un po' quello che dovevamo mettere noi, quindi più ritmo, più agonismo, ma la partita spezzettata, ripeto, l'hanno indirizzata molto bene. Ecco, in questi casi forse è meglio sapere già che si gioca martedì e poi sabato sera nella stracittadina, così ci si concentra già sulla prossima gara. Sì, beh, quello sicuramente, però non è che dobbiamo fare drammi e pensare, dobbiamo giocare subito, giocheremo subito un'altra partita altrettanto difficile, ma sapevamo che non potevamo sicuramente reggere questo ritmo, ci sarebbe piaciuto andare avanti ancora qualche domenica, però è chiaro che poi ci sono gli avversari e sono anche molto forti.